Amici laziali, benvenuti sul canale. Dobbiamo fare l'analisi della partita, perché per completezza si deve fare. Lo so che magari non avete neanche voglia, ho visto la reaction, proprio numeri scarsissimi, ma è normale, c'è sempre un po' di reazione di questo tipo di fronte a certe sconfitte. Cominciamo. C'è stata un po' di non voglio sapere niente, voglio fare niente, chi è su scemo, che fa proprio niente proprio, ma ci sta quelli che spengono e poi magari ritornano dopo un paio di giorni, è tutto chiarissimo. Però io devo fare subito una rettifica. Benvenuto Luigi Verde e benvenuti a tutti quelli che si vogliono iscrivere nonostante la stagione così, veramente è un miracolo. Doveva essere un miracolo battere il Barcellona ed è un miracolo che il canale è ancora in piedi e aumenta di iscritti, è una cosa che non ha spiegazioni logiche. Lasciate il like perché faccio la rettifica, è sempre importante chi fa comunicazione, se qualcosa si dice di sbagliato si rettifica. Quello che devo rettificare è che io vi avevo detto, immagino che il cameraman abbia detto una cosa a De Laurentiis, abbia detto qualche parola che gli ha dato fastidio, infatti lui si gira di scatto e lo aggredisce poi così. E invece l'ho postato sul mio Instagram, non posso farlo qua ovviamente, si vede il video integrale con il volume alzato e si sentono tutte le parole di ADL e quindi si sarebbero sentite anche quelle del cameraman, che non ne dice una, non dice proprio niente. Lo scatto di De Laurentiis è quando si rende conto che è inquadrato e quindi scemo, chi dice poi scemo? 2024, anzi bene che il presidente non abbia detto stronzo, perché di solito e se la prende pure con Di Marzio. Che dici tu, che cazzo che stai a fare qua? Avevo detto che doveva parlare solo con te, perché Ugolini è laziale. Quindi adesso siamo proprio all'asilo, dove quello tifo per quell'altra squadra non può. Dopo 20 anni che Ugolini sta a Castelvolturno, siamo alla frutta, signori. Siamo alla frutta. Qualcun altro deve intervenire, perché non è più possibile. E quindi noi la partita l'abbiamo persa l'altro ieri, Il passaggio del turno è stato deciso l'altro ieri. Perché poi mi si può anche parlare dell'arbitro, io lo accetto, ho rivisto tutte le situazioni. Andiamo con calma con gli screenshot, perché voglio essere preciso. Ci spostiamo e cominciamo a vedere anche delle cose che magari negli highlights non finiscono. Io me la riguardo per intero, perché sennò non si può fare l'analisi. Ecco perché vi arrivo un po' in ritardo, ecco perché dovete lasciare il like. Questa è una delle azioni di Politano, in questo caso salta bene l'uomo, qua avevi tutta la possibilità di provare una delle cose tue e invece la tocca un attimo in più e poi si va proprio a chiudere, perché arriverà qui e proverà a tirare da lì. Tante piccole cose buone all'interno della prestazione di ognuno di loro, devo essere sincero. Il Napoli non è uscito dalla partita, non ha preso l'imbarcata, ci ha provato fino alla fine, siamo rimasti in una sorta di equilibrio, però è mancata poi una qualità suprema, la scelta più giusta e all'interno di queste piccole cose buone ci sono state anche cose non ottime da parte un po' di tutti, quindi le pagelle possono far discutere, come è giusto che sia. Questo è il vero, la vera decisione arbitrale, secondo me contestabile senza grandi dubbi, perché qua Traoré prende il pallone pulitissimo e qui l'arbitro chiamerà fallo. Traoré molto sorpreso, perché prende proprio la palla. E tutti mo stanno dicendo, perché Cesari ha fatto la moviola, ha detto da questa azione poi dopo nascerà l'azione del Barça, che porta al primo gol. Sì, è vero, ma passano anche una ventina di secondi, insomma il Barcellona si passa la palla più volte, arriva fino in aria, torna indietro, ricomincia, quindi non è proprio che è da qui calcio di punizione, gol, no, non è così. Però questa è una delle occasioni che io ritengo sbagliatissime proprio sul serio. Dopodiché, se vogliamo andare all'interno del rigore, io posterò adesso, state tuned su Twitter e su Instagram, perché lì mi posso prendere dei rischi postando video, perché se vedi gli screenshot non si capisce bene. E per esempio sul rigore di Osimhen ci sono due inquadrature una dietro all'altra, la prima è proprio step on foot su Osimhen, rigore netto, la seconda inquadratura si vede che Osi tocca lui la gamba, il piede prima del ragazzino, mentre tocca anche il pallone. Insomma, da tifoso del Napoli vi dico, quella è un'occasione non chiarissima. Come potrebbe essere più chiara invece l'intervento di Christensen su Lobot,
shock. Gamba tesa, gli prende la caviglia al 100%, è anche bello forte, quindi si poteva dare l'espulsione con il VAR, però bisogna capire il fatto del fuorigioco, se si può dare dopo. Perché? Perché era a palla ferma, potrebbe essere ancora più grave. A palla ferma, no? Perché l'azione è così. Però contemporaneamente, mentre Lobotka prende quel colpo, anche lui finisce con la gamba tesa coi tacchetti sullo stinco di Christensen. Insomma, che il Napoli non venga rispettato dagli arbitri a livello europeo lo sappiamo e non è una novità. A livello italiano anche, ma alle volte abbiamo visto che si può essere anche più forti degli arbitri. Quest'anno non possiamo permetterci di essere più forti degli arbitri perché non siamo più forti. Con il Milan lo potevamo dire. Col Barcellona onestamente no, anche perché loro sono più potenti, oltre che più forti. Loro non insultano la UEFA ad ogni piè sospinto, loro non insultano la FIFA, non insultano gli arbitri e non dicono ai giornalisti che sono laziali. Quindi non potete lamentarvi se DAZN improvvisamente tifa contro il Napoli. La risposta è il DAZN tifa contro il Napoli, quindi fa bene De Laurentiis. E se io vi dicessi se De Laurentiis non li provoca e non li manda a fanculo una continuazione, magari loro avrebbero un altro tipo di atteggiamento? Perché si può sempre girare, il tempo è un loop. Attenzione, attenzione. Quindi l'azione che si sviluppa e che porta al primo gol del Barcellona, dobbiamo capire Calzona, perché rivedo un tipo di primo pressing che somiglia un po' più a quello che faceva Gattuso. Non studiavo bene il Napoli tatticamente con Sarri, quindi non ve lo so dire, però il paragone Calzona come Spalletti, come Sarri, va capito bene. Ci sono delle cose che secondo me sono più simili a Sarri, e per esempio la posizione delle mezze ali, che sono un pochino più alte degli esterni d'attacco, perché vedete Kvara e Politano che stanno qua. Può essere pure che di partita in partita cambia, può essere che si organizza in base all'avversario. Sono tutte domande bellissime, ma è meglio domandare se sono emozionati e se vogliono effettivamente, come se la sentono. Dai, è chiaro che queste domande non arriveranno mai in conferenza, anche perché le conferenze non ci sta. Quindi quando succede questo, si trovano in difficoltà Politano, che sta marcando ma non proprio, lungo troppo spazio tra Di Lorenzo e il suo dirimpettaio. La linea sta anche bene in questa fase, però le due mezze ali, che in questo caso stanno andando a coprire entrambi una zona, crea un buco in questa zona qua, che poi è quello che andava coperto. E vi dico che anche Lobotka, che è commovente perché sta cercando di mettere una pezza a destra e a sinistra dove serve, andrebbe messo in posizioni un pochino più rigide, perché molto spesso si trova in giro per il campo per cercare di sistemare delle cose. In questo caso Di Lorenzo va a vedersela col suo dirimpettaio ed è giusto, deve seguire Politano, ma deve seguire fino in fondo e non lo fa. E qua Anghissà completamente tirato fuori dalla situazione, troppo avanzato, e Traoré sta ancora qua, Lobotka tenuto in mezzo. Insomma, c'è sempre questo spazio vuoto. Anche Kvara dovrebbe venire a fare questo movimento, però abbiamo un 3 contro 2 in questo caso, e quindi lì è più Politano che deve seguire chi deve ricevere il passaggio. Quindi Politano tagliato fuori, che rincorre questa situazione qua. Quello che non ho capito è Rachmani, che scappa verso Meret quando c'è anche Juan Jesus, e quindi si crea un Lewandowski qui e il Lopez che sta a rimorchio, che quindi rimangono assolutamente soli. Scappa proprio velocissimo Rachmani a coprire una zona dove non c'erano avversari in questo momento. C'è anche Mario Rui qua. Insomma, questo proprio non l'ho capito, come si sono mossi difensivamente. Ovviamente il cross all'indietro, e quindi qui il centrocampista del Barcellona resta assolutamente da solo. E onestamente in quella zona, se non c'è Lobotka, ci deve essere Traoré o ci deve essere Anghissà, perché sono i centrocampisti che avanzano, e questa cosa col Napoli succede spesso, bisognerebbe lavorarci seriamente. Poi c'è da aggiungere che tutto questo non è fuori gioco, perché Rachmani tende a farsi attrarre dalla porta, cioè va troppo all'indietro, che poi lo porta proprio ad andare a barcare Meret, e in questo caso la linea non è perfetta. Però Juan Jesus, se andate a vedere, manteneva in fuorigioco l'avversario, mentre Rachmani con quel piedino lo tiene in gioco. È qui che si crea però il problema. Qui ci deve stare Traoré o deve andarci Kvara. Quanto sta alto Anghissà. Insomma, troppi errori. Il secondo gol, insomma, il Napoli si riversa in attacco un po' troppo ferocemente, quindi qua vengono a mancare anche un po' di preventive. C'è il coraggio, ma c'è anche l'incoscienza. Si può parlare di un Napoli più simile a quello di Garcia.
onestamente. E quindi qui la coppia che dovete vedere è questa, che è Cancelo con Politano. Politano è molto più avanti di Cancelo e Cancelo gli dà proprio una pista, perché non riesce proprio a stargli dietro. Riparte velocemente Lamin Yamal e ci troveremo con un 2 contro 2. Poi la palla sbatte sul palo e quando Cancelo la ribadisce, Politano non c'è da nessuna parte, non ha recuperato Anguissa, non ha recuperato nessuno, quindi qua non la trovo. Adesso l'avete vista sicuramente. Sbavature in difesa però le fa pure il Barcellona ed era questo che ci aveva lasciato un pochino di speranza. Sono anche vulnerabili, non sono perfetti, infatti su questo cross arretrato di Politano, vedi, simile a quello che ha fatto il Barcellona, si inserisce Rachmani, che aveva cominciato l'azione con Di Lorenzo, e si crea un bel buco qui dove Rachmani poi andrà a colpire e il giocatore del Barcellona si fa attrarre anche lui dalla porta e dalla possibilità di un cross sul primo palo, dove però era marcato Osimhen, non c'è nessuno in questa zona qui e quindi non avrebbe dovuto, anche loro commettono degli errori e fa un bellissimo gol Rachmani, non banale. Tra le varie cose che sono, vedi, per questo sono tutte sparse le diapositive. Vi ricordate? Ah, Zielinski che sta fermo così a centrocampo, che non si butta come tutti quanti. C'è un motivo e ve l'ho spiegato e non voglio sapere niente. Ho ragione io, cioè sono tutte intuizioni, potrei avere detto, ma qua ho ragione. Lo fa Traoré uguale a Zielinski, resta fermo lì perché deve guardare l'avversario che potrebbe andare a pressare su questo primo lancio che dobbiamo fare. Quindi Traoré resta fermo, si rende conto che l'avversario non si butta e poi parte anche lui nell'attacco della prima azione d'attacco che il Napoli fa anche con convinzione e arriva quasi al tiro con Osimhen. Quindi questa è una cosa che si fa, è studiata in allenamento, piaccia o meno, non è quello, si scoccia. Traoré non si scoccia sicuramente, magari lo potete dire per Zielinski, ma questa è un'azione codificata. Molto bello il cross di Mario Rui che porta al colpo di testa di Di Lorenzo e qui fa una bella parata De Stegen, il colpo di testa è un po' a palombella, non fortissimo, però Di Lorenzo a metà tra il fare il colpo di testa verso la porta o fare una sponda per Osimhen. Molto bello, da quarto a quarto questo sarebbe stato un grandissimo gol e saremmo andati sul 2-2. Il Napoli le ha avute un paio di occasioni per andare sul 2-2, poi nel secondo tempo il Barcellona ha avuto occasioni per chiuderla molto prima. Però la partita di Mario Rui, ecco, lo stanno dicendo in tanti, forse Mario Rui e Politano stavano giocando benino e le due sostituzioni non hanno proprio convinto onestamente, quindi diciamo anche questo a calzone, non è che adesso calzone è infallibile. Ed è proprio sulla testa di Lindstrom. Ora voi non vi potete dire se lasciavi in campo Politano, questo era gol, perché Politano non è che è uno specialista dei colpi di testa. Raspadori, specialista dei colpi di testa nemmeno, anche se secondo me un po' più distinto del gol ce l'ha. Il cross arriva bene da Oliveira in questo caso e si inserisce anche con i tempi giusti Lindstrom. Purtroppo la palla finirà al lato di pochissimo. Questa poteva essere una storia bellissima di un ragazzo che ci deve far intravedere un po' più di talento, ma anche tanta fase difensiva, perché mi dispiace, continua a non farla e quindi lo puoi pensare di utilizzare solamente. Gli allenatori non puntano su gente che non fa la doppia fase, Calzone l'ha detto subito, e quindi lo puoi inserire da qualche parte quando devi recuperare la partita, molto meno dall'inizio. Vedremo chi arriverà come nuovo allenatore, se ci vorrà puntare, ma l'acquisto di Lindstrom è un po', ecco perché forse funziona di più quando gioca come doppio trequartista, perché sei già coperto dai tre difensori, 2-3-4-2-1, no? Quindi i due esterni di centrocampo che aiutano la difesa, il trequartista c'ha meno lavoro da fare in copertura e quindi funziona un pochino meglio. La storia di Lindstrom, più che paragonarla a quella di De Ketelaere come stanno facendo tutti, secondo me va paragonata a quella di Kamada, che ha fatto la stessa fine nella Lazio, cioè funzionava tantissimo l'anno scorso e invece nella Lazio giusto il gol con noi, poi ha trovato pochissimo spazio, perché renderlo mezzala a tutti gli effetti di un 4-3-3 non funziona tantissimo. Renderlo esterno sì, può funzionare, però gli devi chiedere di più. Aspettiamo, non è una bocciatura per Lindstrom sicuramente, sarebbe prevenuto e preventivo e troppo presto, però deve crescere assai sto ragazzo, sennò so di puttana. Qua devo addirittura lasciare la cosa YouTube perché sennò non si vede bene. Vedete, sono due di loro, perché Cancelo ovviamente va, e due di loro contro il solo di Lorenzo, si va in difficoltà. Guardate dov'è Lindstrom, troppo lontano.
è troppo lontano. Ed è anche lontano Anghissà, che deve poi andare, se Lindstrom sta avanti devi andare tu a fare la preventiva e dare una mano a Di Lorenzo lì, altrimenti ci prendono due contro due, diventa veramente difficile. E quello che vi dicevo su Lobotka, nella sua generosità, dove vuole andare a coprire i buchi degli altri, in questo caso aveva recuperato Lindstrom, c'è Di Lorenzo, c'era anche Anghissà, Lobotka finisce qui, ma in realtà secondo me dovrebbe stare un po' più centrale, perché poi la palla finirà proprio qui e lì poi si creerà l'1-2 all'interno dell'area con gli scambi stretti, l'azione barcelloniana. Qui ovviamente deve uscire Juan Jesus sul centrocampista e poi si crea il buco, sta seguendo Lewandowski, lo sta seguendo Rachmani, però l'1-2 veloce che vuoi coprire più. Quindi Lobotka molto bene, molto generoso, ma dobbiamo capire se si devono muovere meglio le mezze ali intorno a lui, o se anche lui deve decidere: questa non è zona mia, non è compito mio, devo guardare la mia zona e i miei uomini, altrimenti si creano degli scompensi. E in ultimo, su una scorribanda di Kvara, si sostituisce al terzino, diventa lui terzino e si inserisce centralmente Oliveira, che è una sua caratteristica, e in questo caso molto sfortunato anche lui, la palla finirà sull'incrocio dei pali. Era molto tardi, quindi non c'era tanto da sperare più, però come vedete Mario Rui un potenziale assist, Oliveira alla fine un potenziale gol, entrambi hanno sofferto Lamine Yamal, però Mario Rui aveva anche fatto ammonire Lamine Yamal, Oliveira lo ha sofferto molto di più in difesa, cosa assurda perché si è fatto fare tunnel, si è fatto saltare a piè pari. Insomma, la scelta di Mario Rui al posto di Oliveira da titolare non è che fosse assolutamente sbagliata, forse la scelta della sostituzione non si capisce tanto, e un po' tutte le sostituzioni si possono chiedere a calzona, perché entra Lindstrom e Oliveira al 64esimo e ci siamo, però poi la seconda sostituzione è Raspadori da solo al 78esimo, quindi già verso la fine, e Ngonge al 92esimo, quindi è un po' restio ad utilizzare tutte e cinque le sostituzioni in questo momento. Calzona, Simeone completamente sparito, mai l'idea della doppia punta, mai l'idea di un cambio modulo, ci hai spiegato il perché, però ci sono dei momenti in cui devi dare una scossa se la squadra non sta creando troppi pericoli, secondo me qualcosa si deve pure poter cambiare. E quindi andrei a dare i voti velocemente. Meret, onestamente, litighiamo tranquillamente. Ecco, sui voti, sui giocatori, mi fa piacere discutere, essere in disaccordo con voi. Quando mi difendete l'indifendibile, no. Lì divento intollerante anche io, grande liberale, divento intollerante, perché difendere l'indifendibile, specialmente quando riguarda il presidente, c'è malafede, ci devono essere degli interessi, magari vi regala qualche biglietto, vi vendete per qualche biglietto, la difesa a spada tratta, oppure se veramente la pensate come lui, vuol dire che fa appeal su di voi e avrà sempre un appeal su di voi, nonostante tutto, cioè lo potete trovare con una pistola fumante di plastica, una pistola calcistica fumante in mano, e comunque direte: ma quello forte. No, dovete arrendervi ad un certo punto, quando si vede che siamo veramente a delle reazioni dell'asilo, bambinesche, di nervosismo, non si arripiglia più, e comunque cercate sempre di il nord. No, e la dovete finire, perché questo tipo poi di vittimismo è quello di cui il nord approfitta, e ci facciamo. Ci rendiamo clown. Ci rendiamo pagliacci e non saliamo di livello, perché io non mi ricordo di TV che quando vincevamo il campionato erano tristi. Hanno esaltato quello che c'era da esaltare per il Napoli, hanno tentato, stiamo tornando, attenzione, adesso inizia un altro campionato, ma poi si sono arresi, e invece adesso gli abbiamo dato agio e adito a parlare di una stagione fallimentare dove non si può recuperare proprio niente. Meret, quindi sei e me, evita l'imbarcata con 3 o 4 parate non difficili, e con i piedi secondo me non ha giocato male. Questo non significa che è il portiere del futuro, anche perché mi sono scocciato e vorrei un refresh generale di più giocatori possibili. Chi vuole venire non lo so, il Napoli ha delle cartucce da spararsi che sono giocatori anche suoi, vediamo. Mi sono scocciato anche di fare questo discorso su Meret, basta, non voglio difendere nessuno, non voglio proteggere né esaltare né attaccare nessuno, mi sono scocciato. Di Lorenzo 5 e mezzo, soffre tantissimo, crea
perché crea quando si spinge in avanti, però non, quasi mai è andato alla sovrapposizione con Politano, che è una cosa che nel Napoli funziona sempre, forse preoccupato dalle scorribande di Cancelo, comprensibile, crea quell'occasione di testa, però non è il Di Lorenzo che aiuta il Napoli, esausto il capitano, lo diciamo da troppe generazioni, 5 e mezzo per Di Lorenzo, 6 a Rachmani che fa un bel gol, ma poi avete visto dagli screenshot, insomma, la linea. Il posizionamento si può fare di meglio. Juan Jesus con un cartellino giallo addosso che spende per fortuna, così blocca una ripartenza. Per me è da 6 e mezzo. Litighiamo, non sono pronto a litigare. 6 e mezzo, partì col cartellino giallo in mano, in tasca, preso, insomma, addosso, sulle spalle. Mantiene la calma, è stato secondo me il migliore insieme a Lobotka che si prende il pallone. Con onestà, visto quello che vi avevo detto di Lobotka, che poi andrebbe chiesto all'allenatore. Il pallone del migliore in campo, secondo me, va a Guangé. Litighiamo, non c'è problema. Mario Rui 6, per i discorsi che vi ho fatto prima. Il peggiore credo che sia proprio Anguissa. 4,5, paga per il campo. Sembra crescere ad un certo punto perché ce l'ha proprio di fisicità e di possibilità l'essere dominante, ma vaga per il campo. Non si capisce dove sta giocando, se all'interno della partita, se si scoccia, se non ce la fa fisicamente. È veramente un uomo in meno, quindi sarebbe il caso di cominciare a ragionare su Kayuste, su Dendoncker. Non può essere un titolare inamovibile anche quando sta male, perché in mezzo al campo si creano delle voragini e poi Lobotka le deve coprire e poi si fanno delle voragini da un'altra parte. Mentre do 5 e mezzo a Traoré, idem con Patate per quanto riguarda il posizionamento un po' in giro, ci prova, niente di straordinario. Se questa partita di Traoré l'avesse fatta Zielinski avremmo dato 4, dovete essere d'accordo con me, perché non incide, non fa nulla, non aiuta tantissimo la difesa. Diamo 5 e mezzo perché Traoré e perché sappiamo che è appena arrivato e che sta ancora in condizioni non ideali. Politano 6 perché mette l'assist e sembra vivace su questa fascia, poi anche lui deve fare di più, anche lui deve essere più decisivo, ma questo è Politano 6. Politano, non puoi parlare. Osimhen 5. Onestamente, soffre tremendamente la marcatura di un ragazzino di 17 anni, il rigore, tutto quello che volete voi. Un giocatore che costa 130 milioni non può essere in fuorigioco 5 volte su 5. È questo che non è proprio pensabile. Ma li sentite i rumori? Io sento questi uccellini che stanno dentro alla mia camera, io non capisco. Kvara 5,5, potrebbe fare di più anche lui, però arriva al tiro 2 volte proprio al limite del palo, uno sul palo lontano, un altro bello forte su quell'altro e ci prova sicuramente, crea dei presupposti, potenziale assist anche per lui, non è la sua giornata brillantissima, ma continua a portare la croce molto spesso da solo e quindi tanto è. Non vorrei dare il voto a Lindstrom, onestamente, non glielo vorrei dare, altrimenti sarebbe 5,5. Decide Peppe Di Palma se darglielo o meno. Faccio sempre più difficoltà a dare i voti a quelli che entrano nel secondo tempo perché incidono pochissimo. Lindstrom come Olivera, in realtà, se devo parlare di incidere sulla gara, secondo me hanno inciso più in negativo che in positivo, però Lindstrom ha quell'occasione, Olivera ha quell'occasione, mentre in difesa lo vediamo qua non aiutare e Olivera si fa uccellare gli uccellini, uccellare molto spesso da Yamal. Poi entrerà Raspadori qui rispondendo a una nostra perplessità, lo vede anche Mezzala, Raspadori, Calzona, alla fine finisce qui, finisce un po' per fare quello che deve finire sotto punta, ma siamo lì. E quando entrerà Ngonghe proprio allo scadere, proprio per fargli assaggiare il campo internazionale, si sposta Lindstrom dall'altra parte e per 2 minuti vediamo un gong sulla destra, ma non cambia nulla. Insomma, il Barcellona ha avuto un dominio iniziale importante dove fanno quei 2 gol. Il Napoli reagisce e qualcosina crea tra il finale del primo tempo e l'inizio del secondo tempo. Dopodiché è tutto Barcellona e ci danno anche la mazzata finale. Siamo nella logica, ragazzi, di una squadra che è più forte e di un Napoli che ci ha provato. Ecco, io sono. Ecco perché nella reaction io vi dico: sì, sono arrabbiato, ma non è che.
cioè sono più triste che arrabbiato, non sono delusissimo dai ragazzi che ci hanno provato sicuramente, e certo non perché ci fosse un premio in danaro, ma ci sono troppe cose che non funzionano dall'interno, dall'inizio della stagione, quindi era impossibile pensare che si potesse fare più di così. Più expected goal ovviamente, 2,73 per il Barcellona, 1,31 noi, e una certa parità di possesso palla. Loro però arrivano al tiro 10 volte in porta, noi 4, e quindi molto più Meret che Ter Stegen, per capirci. Vedete l'Anghissà, Lobotka vicino ad Anghissà praticamente, secondo me anche per dargli una mano, un po' a tutto campo. Traoré che finisce un po' più avanti rispetto agli altri due centrocampisti. La squadra in campo è messa bene, secondo me non ci sono cose illogiche, però all'interno delle singole azioni si deve fare di più. Per Sofascore il migliore è Meret, poi c'è Politano, poi c'è Kvara. Rachmani ovviamente, c'è anche il gol dentro. Impressionante l'accuratezza dei passaggi, la precisione dei passaggi di Lobotka, che arriva al 98%, ne sbaglia solo uno su 40. E vedete che vi dice: ah, allora c'ho ragione che Meret sta migliorando coi piedi. 91% nei passaggi. Sta migliorando. Non benissimo Di Lorenzo con la precisione, purtroppo, 77 è troppo basso. Eidem Traoré, vi ricordate, giravo quella cosa, 100% di passaggi riusciti, adesso siamo al 73%, quindi bisogna crescere anche a livello individuale. Ma tant'è, io vi ringrazio per l'ascolto, perché in questi momenti si vedono i veri followers, non solo i veri tifosi del Napoli, perché ci sono pure tifosi del Napoli che restano tifosi del Napoli ma vogliono staccare la spina ogni tanto, mentre noi non molliamo, e quelli che non molliamo lasciamo un emoticon del cuoricino azzurro, perché vuol dire che siamo fino alla fine e non molliamo niente, nell'attesa di potervi dare anche quel contenuto lì, che devo capire quando farlo, se mi daranno la possibilità di farlo. Voglio portarvi Valentino, perché non credo proprio che possa nemmeno chiedere di parlare con il presidente in questo momento, e potrebbe essere controproducente, potrebbe rispondermi male, potrebbe non capirmi, potrei rispondere male io preso dal momento, e invece no, vorrei fare una chiacchierata con Valentina, che è tutta un'altra storia di prospettive, di idee per il futuro, di tranquillità, ecco, su un piano molto più calmo e molto più corretto. Il presidente in questo momento secondo me deve sbollire anche da solo in solitaria, deve capire, tutti gli obiettivi sono sfumati, si faccia il possibile in campionato con la consapevolezza che potrebbe non andar bene e che bisogna veramente rimboccarsi le maniche, e in questo momento tutto è in divenire. Non si può pensare che abbiamo già il prossimo allenatore, non si può pensare che abbiamo già il sostituto di Osimhen, non si può pensare che abbiamo risolto la questione stadio o delle giovanili, non si può pensare nulla, ma dobbiamo riflettere. Quando un Barcellona in crisi mette due ragazzini in campo e ti dominano, devi riflettere sul fatto che devi ancora farlo quel percorso dove il Napoli è veramente una squadra europea grossa, dove Vavà viene rispettata come tale, e invece secondo me siamo ancora un po' piccini e certi atteggiamenti ci rendono ancora più piccoli. Da New York, Valerio Frutti è tutto, forza Napoli sempre, lo dico poco, ma ci credo tanto.